sto aspettando che arrivi Simone di Esco a Correre, non so se lo seguite, se non lo state ancora facendo, fatelo immediatamente, e con lui abbiamo deciso di fare una collaborazione grazie alla quale capirete quali sono le principali funzioni di Garmin e Polar. Io che sono esperto di tutti gli strumenti tecnologici GPS presenti sul mercato, vi parlerò sul suo canale di Polar e mentre lui ci racconterà qui sul mio canale quali sono le principali funzioni del Garmin e perché comprare questo strumento stesso. Vado a prepararmi nel frattempo. Stay strong, keep running, gli offrirò ovviamente un coffee, credo che sia uno dei migliori canali di corsa presenti su YouTube, vi consiglio di seguirlo, sentiamo che cosa ci ha raccontato del Garmin, nel frattempo vado a dar da mangiare al coniglio. Simone, a livello di cardio da polso, cosa ne pensi di questi Garmin? Allora, per quanto riguarda i Garmin, beh, come saprai sono tantissimi i modelli, quindi è difficile riuscire a parlare un po' per tutti i modelli perché ci sono quelli dalla fascia altissima a quelli che ovviamente sono dalla fascia più bassa. Io utilizzo da un po' ormai il Garmin Forerunner 945, ho testato anche altre tipologie di Garmin, diciamo che la mia è quella già in una fascia molto alta. Sappiamo che ormai è uscito il 955, cioè il Fenix 6, insomma, ci sono tante versioni. Per quanto riguarda il cardio, che è ovviamente una funzionalità fondamentale per un orologio di questo tipo, devo dire che il cardio al polso a me ha sempre dato grandissimi problemi. Ora, il problema è che sappiamo benissimo che la misurazione del cardio al polso è difficoltosa in generale perché dipende veramente tanto dalla tipologia di polso, dai peli, dalla carnagione, insomma ne abbiamo già parlato un sacco di volte anche sul canale. Difficile dire se sia proprio un problema del sensore e se effettivamente con il tempo riusciremo ad arrivare a livelli ancora migliori. Ho sentito parlare dei modelli successivi al 945 e sembra che faccia un lavoro un pochettino migliore, però devo dire che già comparato per esempio con un Whoop di cui ho già parlato anche sul canale, che dovrebbe fare quella funzione cardio molto bene, ecco, ci sono dei discostamenti di dati abbastanza importanti. Come sempre, meglio usare la fascia cardio il più possibile, laddove ovviamente l'allenamento lo richiede. Invece, come hai visto, il GPS, soprattutto degli ultimi modelli, che secondo me stanno evolvendo in maniera molto interessante. Per quanto riguarda il GPS, beh, sappiamo che comunque il Garmin di solito è una delle case produttrici che lavora meglio proprio perché sta in quel mondo del satellitare, ha un sacco di aggeggi, a parte ovviamente tutti gli smartwatch. E devo dire che mi sono sempre trovato molto bene. Da quando utilizzo Garmin non ho avuto particolari problemi, anche se c'è da dire che ultimamente qualche aggiornamento di Garmin ha dato problemi, non a me, ma ho letto in giro cose un po' strane, poi si vedono anche su Strava degli sbalzi allucinanti di chilometri, gente che loggava 100 km in una seduta e non si sapeva il motivo. Piccoli bug che poi vengono risolti, ogni tanto può succedere, però devo dire che in generale non ho mai avuto grandi problemi. Io corro soprattutto in città, anche se poi Londra è una città che è piena di parchi, quindi non necessariamente con tanti palazzi intorno, però sia quando corro urban, quindi con tanti palazzi intorno, che quando sono in mezzo ai parchi con tanti alberi, non ho mai avuto problemi, soprattutto da quando ho il Forerunner 945, che è estremamente evoluto a livello proprio di satelliti, perché si collega a tutto quello che c'è a disposizione. Quindi sotto questo punto di vista penso che il Garmin non ha nulla da invidiare a nessuno. Molte persone ci chiedono a livello di activity tracker come funzionano, secondo te quali sono le principali caratteristiche di questi Garmin? Per quanto riguarda l'activity tracker, devo dire, a me piace fare multisport, faccio anche altre cose, ci sono delle funzionalità interessanti, ovviamente appunto la possibilità di tracciare una vasta gamma di sport. Per esempio, ora che finalmente posso anch'io vedere un po' di mare, lo utilizzo spesso per fare delle nuotate all'aperto e il tracciamento è abbastanza corretto, diciamo, ovviamente difficile, non è preciso come nel running, però ci sono delle funzionalità interessanti. E anche quando sono in palestra oppure faccio dei lavori core, cardio, eccetera, riesco a tracciare tutto abbastanza correttamente e comunque mi dà la possibilità di loggare tutto nella maniera corretta. Anche qua ogni sport ha delle funzionalità diverse, è ovvio che per esempio il Forerunner è nato soprattutto per tracciare la corsa e fa quello
nella maniera migliore, negli altri sport è un pochettino più debole, anche se ci sono dei modelli un pochettino più adatti, per esempio per il triathlon o per il nuoto, dove ovviamente si concentra soprattutto su quell'aspetto. Quindi devo dire non male, soprattutto per un uso da runner, quindi gli altri sport minori, diciamo, rispetto al resto della settimana, più che sufficiente. Una delle cose che svolgiamo più frequentemente è chiaramente dormire. Mi chiedevo come vedi il tracking di Garmin da questo punto di vista. Allora, per tracciare il sonno devo dire che il Garmin fa un lavoro eccelso. Proprio di recente ho fatto una sorta di comparazione rispetto a quello che è il Whoop, che indosso anche in questo momento, che è sviluppato proprio soprattutto per tracciare il sonno, e sono rimasto abbastanza scioccato da quanto il Garmin riesca a fare esattamente quello che fa il Whoop in una maniera estremamente precisa, nel senso che con ovviamente dati diversi, adesso non sono proprio identici, però diciamo le medie, guardando i grafici, si assomigliano molto. Quindi il Garmin è in grado di capire la frequenza cardiaca mentre sto dormendo, quindi la frequenza a riposo, l'HRV, la respirazione, la temperatura della pelle, che è un dato fondamentale proprio per vedere come stiamo riposando, se ci sono delle problematiche varie, insomma un sacco di dati aggiuntivi che poi con il machine learning di Garmin, con tutte le migliaia di persone che utilizzano eccetera, riescono a utilizzare questi dati nella maniera corretta per darci delle indicazioni importanti. Quindi io ogni giorno so quanto mi sono ricaricato, tra virgolette, so se è una giornata giusta per spingere ad uscire, per esempio a fare degli allenamenti più intensi, oppure se semplicemente, il Garmin questo lo fa molto bene, rallentare perché ci sono appunto dei problemi. Per esempio mi sono riposato male per 2 o 3 giorni di fila e il Garmin questo lo segnala attraverso varie funzionalità. Per esempio c'è il body battery, che serve proprio per vedere questa metrica. Quindi molto soddisfatto, devo dire. Ovvio, il problema è che bisogna indossarlo sempre e non tutti amano dormire con l'orologio, però questo, ahimè, è l'unico modo. Sappiamo che molti utilizzano gli orologi Garmin anche come smart watch. Cosa ne pensi e quali sono le principali funzionalità che ti hanno fatto propendere per questo prodotto? Per le funzionalità di reminder devo dire che ho iniziato a utilizzarle da poco, lo dico molto onestamente, soprattutto da quando ho iniziato quest'anno ad avvicinarmi un pochettino alle distanze più lunghe. Nella maratona sinceramente non avevo bisogno di reminder particolari per ricordarmi di prendere il gel o per bere. Ecco, nelle ultra le cose cambiano un pochettino perché si sta fuori per tante ore e soprattutto con la stanchezza il cervello fa dei brutti scherzi, e quindi ho iniziato a giocare un pochettino con le funzionalità di reminder. Molto semplice, devo dire, c'è la possibilità di impostare diverse tipologie di reminder che possono essere basate o sul chilometro o sul minutaggio. Per esempio, per il passatore mi sono messo ogni 20 minuti un reminder di prendere l'idratazione e o un gel. Stessa cosa durante gli allenamenti, si imposta facilmente dall'orologio ed ovviamente è molto puntuale. Il reminder funziona con una vibrazione o anche con un alert sonoro, se utile, però diciamo una vibrazione è la cosa che funziona meglio. Stiamo arrivando all'estate, siamo in estate. A livello di visibilità dello strumento, come l'hai visto e cosa ne pensi? Per quanto riguarda la visibilità dello schermo, secondo me dipende molto dal dispositivo. Ci sono dei dispositivi che funzionano molto bene, per esempio il Forerunner 945 che utilizzo io è uno step molto avanzato sotto questo punto di vista. Lo schermo si attiva quando c'è la rotazione del polso e quindi riesce a capire praticamente lo strumento quando effettivamente ho bisogno di guardare o meno l'orologio. E per quanto riguarda il contrasto e la quantità di luce emessa, che è fondamentale, si regola in autonomia a seconda appunto dell'orario, eccetera. Non male, devo dire. Ecco, con altri modelli però attenzione, per esempio il 255 se non ricordo male, o i modelli un pochettino più economici, lo schermo non è proprio il migliore in assoluto in commercio. Infatti durante giornate come queste di pieno sole si potrebbero avere dei problemi. Come sempre dipende dalla fascia, la fascia di livello, diciamo, del prodotto. Stanno iniziando i trail, tu corri molto spesso in montagna anche se vivi a Londra.
cosa ne pensi delle funzioni del Garmin per questa tipologia di attività? Beh, per quanto riguarda invece la corsa in altura, corsa in montagna e tutte queste cose qua, devo dire non ho mai avuto grandissimi problemi. Vero è che purtroppo non passo tantissimo tempo in montagna, anche se mi piacerebbe, però quelle poche volte dove sono riuscito effettivamente a fare dei trail, per esempio a Cortino, allenarmi in montagna, non ho avuto problemi. Ci sono tante funzionalità interessanti che si possono utilizzare, ovviamente ci sono proprio dispositivi che sono nati in casa Garmin per i trail runners, per chi passa tanto tempo in montagna. La cosa che mi affascina di più di questo prodotto è la incredibile varietà che si ha attraverso le mappe. Mappe anche di tipo topografiche, mappe che possono essere configurate direttamente dal dispositivo e soprattutto questo ti permette di esplorare in maniera un pochettino più sicura tutte le zone che si vuole percorrere. Infatti il Garmin, essendo uno degli strumenti più utilizzati in commercio, ti dà proprio la possibilità di vedere dove corrono anche gli altri atleti, un po' come fa Strava per esempio, no? Più o meno stessa tipologia di tecnologia. Quindi posso esplorare quando sono in montagna dei tracciati che magari da solo non avrei mai scoperto. E questa è una delle funzionalità che amo di più in assoluto, che in realtà utilizzo anche nei trail un pochettino più semplici, non serve per forza essere in montagna, e questo ti permette di correre e ogni giorno scoprire posti nuovi. Per quanto riguarda le mappe, adesso non conosco ovviamente tutti gli altri brand, però fatico ad immaginare un brand che possa fare le cose meglio di Garmin, perché sappiamo tutti che Garmin è una casa che è nata proprio per quanto riguarda il mondo satellitare. Loro tracciano gli aerei, tracciano le barche, le mappe topografiche di qualsiasi genere, insomma è il loro mestiere. Quindi anche gli orologi, diciamo, hanno sfruttato in maniera molto avanzata questa fase qua. Non so se corri in pista, però comunque ci sono delle funzioni Garmin molto interessanti, cosa ne pensi? Beh, ma sì, la corsa in pista io è da un po', sinceramente, che ne faccio veramente poca. Prima, sai, facevo il mezzo fondo e la pista per me era l'unica cosa che vedevo durante la settimana, devo dire che un po' mi ha anche stufato. Adesso la utilizzo raramente. Quelle poche volte che la utilizzo, però devo dire che il Garmin, quella funzionalità che ha aggiunto ormai da qualche anno, ovvero proprio di tracciare, cioè proprio la corsa in pista, ti permette di essere molto più preciso, perché sai bene che quando si corre in circolo qualsiasi GPS fa estrema fatica a tracciare correttamente i chilometri, no? Perché proprio è un problema del GPS, non riesce ad essere così specifico. Infatti con i Garmin precedenti a questa funzionalità erano totalmente sballati, facevi un 1500 e te ne uscivano 1800 o viceversa, e non è sicuramente l'ideale. Con le nuove funzionalità di tracciamento su pista, ovviamente Garmin riesce ora a tracciare correttamente, quasi al metro, anzi senza il quasi, cioè sono proprio riuscito a fare dei giri completi senza sbagliare neanche di un metro, e questa è una funzionalità estremamente utile. La funzionalità pista ti permette anche proprio di tracciare il lap, che a quel punto non è più il chilometro ma proprio sul giro di pista, e anche questo è estremamente utile. Quindi devo dire un bel passo avanti da parte di Garmin. So che entrambi siamo assolutamente interessati agli aspetti fisiologici dei vari prodotti, come hai visto gli strumenti Garmin da questo punto di vista? Per quanto riguarda gli aspetti fisiologici, un po' come ho detto anche prima, secondo me Garmin sta facendo un ottimo lavoro. Sono veramente rimasto sorpreso dall'efficacia del tracciamento del sonno, ma anche del tracciamento per esempio del VO2 Max. Io ho fatto un test un po' di tempo fa, nel canale l'ho anche documentata tutta questa parte qui, ho fatto proprio un test del VO2 in laboratorio a Londra, vero, fatto anziché sulla corsa, sul ciclismo, perché purtroppo è un po' più facile riuscire a farlo in quel modo, però devo dire che il VO2 Max e tutti i parametri che il Garmin mi andava a presentare erano molto simili a quello che poi invece in un test di laboratorio, anche abbastanza caro, molto sofisticato, mi ha dato come restituzione dei dati. Cosa spettacolare, devo dire. Adesso, non voglio dire che il VO2 Max che calcola il Garmin è identico e preciso a quello che si potrebbe calcolare in laboratorio, anche perché sappiamo che per arrivare proprio al massimale bisognerebbe quasi svenire durante il test ed è pericoloso. Però devo dire che per noi amatori che abbiamo semplicemente bisogno degli indicatori che ci dicono se stiamo migliorando o no negli allenamenti e più o meno in che stato di forma siamo, penso che vada più che bene.
Cosa molto interessante invece è la parte della predizione, diciamo, dei tempi che potremmo fare. Garmin ti dice praticamente il tuo tempo a cui potresti ambire nella 5 km, nella 10 km, nella mezza e nella maratona. Quattro tempi specifici che, ahimè, devo dire, con me non hanno mai funzionato, per fortuna, perché di solito mi dà sempre dei valori molto peggiori rispetto a quello che valgo. Per esempio, un po' di tempo fa ho corso 33.03 sui 10.000 e il mio Garmin quello stesso giorno mi diceva che avrei corso in 36 minuti, che c'è una gran bella differenza. Quindi, ecco, non guardate quei valori lì, fate finta che non ci sono. Infine, Simone, cosa ne pensi del livello di batteria? Utilizziamo, corriamo tutti i giorni praticamente. Come hai visto questi strumenti e cosa ne pensi? Ecco, per arrivare invece alla batteria, qui c'è un discorso abbastanza complicato da fare perché, come dicevo prima, dipende dalla tipologia di orologio. Garmin ne ha veramente di tantissimi tipi. Io purtroppo non li ho testati tutti, li conosco soprattutto quelli più importanti perché me li sono studiati e mi piacerebbe un giorno poterli avere, però so che per esempio è uscito ora il Garmin 955 versione Solar, esattamente come faceva anche il Fenix, che ti dà la possibilità di ricaricare la batteria in movimento direttamente con il sole. Cosa spettacolare secondo me per chi corre in montagna, per chi fa ultramaratona, per chi ha bisogno di fare lunghissime distanze. Adesso, ripeto, non posso comparare con tutti i modelli che ci sono là fuori e anche di altri brand, però devo dire che ci sono degli orologi oggi della casa Garmin che ti permettono di stare fuori per ore e ore e ore e dimenticarti totalmente della batteria. So che c'è per esempio il Fenix 7 Pro versione Solar, mi sembra il più sofisticato in assoluto, che ti permette veramente di correre per più di 24 ore senza aver problemi di batteria. Pensando proprio a quegli ultramaratoneti che per esempio corrono le lunghissimissime distanze. Quindi ce n'è per tutte le scelte. Per ovviamente dei budget medi, dove non vogliamo spendere ovviamente un capitale, come per esempio un Forerunner 945, quello che indosso io, che non in questo momento, che di solito indosso io, diciamo che la batteria è più che sufficiente. Ci ho fatto tutto il passatore senza alcun problema, ho fatto degli allenamenti lunghissimi e l'ho anche portato in una gara a tappe di 2 giorni di 125 km senza doverlo caricare assolutamente. Quindi diciamo, per chi è umano come noi, che non deve fare chissà quale distanze, sicuramente non avrete problemi di batteria. Simone, grazie mille per questa collaborazione. Seguite assolutamente il suo canale nel caso in cui non lo stai facendo. Sono davvero felice di averti incontrato, speriamo di vederci ad altri incontri. Assolutamente sì, grazie per avermi invitato, finalmente ti ho conosciuto dal vivo, era da un po' che ti volevo conoscere. Ovviamente, amici Asco Corre, andate a vedere il suo canale, ma immagino che in tanti lo conoscete già, fa delle recensioni pazzesche, praticamente recensite tutte le scarpe che ci sono in commercio e non solo, quindi grandissimo lavoro. E io mi sono divertito, grazie Massi. L'unica cosa, non ti ho ancora fatto conoscere il coniglio. Orco cane, è vero, dove sta il coniglio? Adesso te lo introduco, grazie ancora, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e correte e fate l'amore.